Gentili telespettatori, buon pomeriggio, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque, nessun coro razzista nei confronti del giocatore del CUS Messina. Conferenza stampa stamattina dei dirigenti della polisportiva Mario Mura dopo il presunto episodio di razzismo che si sarebbe verificato domenica scorsa alla Palasport Saetta e Livatino. Ma seguiamo i particolari in questo servizio di Carmelo Vella. La polisportiva Mario Mura respinge le accuse al mittente. Nessun episodio di razzismo si è verificato durante la gara giocata domenica scorsa in casa contro il CUS Messina. Attorno a questa vicenda è stato creato un polverone in maniera inutile che non fa sicuramente bene allo sport. Nessun coro razzista da parte dei tifosi nei confronti del giocatore di colore Walid Mumuni, guardia di nazionalità inglese che gioca con la formazione peloritana. Canicattì non è una città razzista ed anzi ha sempre avuto rispetto per gli atleti di colore che hanno militato per società cestistiche del nostro territorio. Domenica devo dire che non è successo niente, è successo tutto, cioè niente da parte nostra perché non abbiamo commesso nessun tipo, parlo noi come città di Canicattì, quindi tifosi, società, nessun comportamento antirazziale, mentre loro hanno fatto tutto, hanno alimentato questa polemica, non so chi, se dirigenti, giornalisti, con tutto quello che è successo, però ci ha indignato molto, ci ha veramente offeso, veramente, perché tutto si può dire a Canicattì, tutto si può dire a questi tifosi, a questa società, tranne che abbiamo adottato questo comportamento verso questo ragazzo Walid Mumuni. Noi ci teniamo veramente a difenderci in tutte le forme e maniere, perché non abbiamo commesso niente di particolare, niente di grave. Respingiamo il mittente, come ho detto pure nella conferenza stampa, queste accuse. Ci teniamo ad andare a Messina a giocarci una partita di pallacanestro, perché ce lo siamo meritati di fare questo spareggio. Credo e spero che anche i messinesi si comporteranno da veri signori, come lo sono stati nella prima partita. Vorrei ricordare che la prima partita sì, abbiamo perso di 51, abbiamo giocato male, ci sono stati degli... Beto è stato espulso con molti dubbi, però ci spero che sia una festa dello sport, e se vinceremo noi festeggeremo assieme, e se vinceranno loro festeggeremo pure assieme, però l'importante è che sia solo veramente una festa dello sport. L'anno prossimo chissà che noi poi di nuovo non ci rincontreremo in un campionato superiore. Ma anche il gruppo d'assalto, finito sotto processo in maniera forse troppo frettolosa, respinge tutte le accuse che gli vengono mosse e le rispedisce al mittente. Siamo noi stessi ad allontanare dal gruppo chi mantiene un comportamento irriguardoso rispetto ad un codice comportamentale che ci siamo imposti sin dal lontano 1995, quando siamo nati. Ed anzi, oggi rivolgiamo un appello a Walid Mumuni affinché possa venire a giocare qui a Canicattì. Il nostro comportamento, così come è sempre stato dal 1995, anno di fondazione del nostro gruppo, io lo definirei assolutamente lineare, trasparente e, mi permetto di dire, esemplare. Noi abbiamo dei capisaldi all'interno del nostro gruppo, imprescindibili, in relazione ai quali, se qualcuno all'interno del nostro gruppo si permette di far venire meno questi capisaldi, che sono la lealtà e il rispetto nei confronti dell'avversario di turno sul parquet e degli avversari di turno intesi come tifoseria ospite o comunque le tifoserie nei campi dove andiamo noi come tifoseria ospite, appunto. E noi ci sentiamo di dire e di condannare con fermezza qualunque comportamento al di sopra delle righe di qualunque nostro elemento del gruppo, elemento che noi stessi provvederemmo ad allontanare fermamente e drasticamente dal gruppo qualora si permettesse di mancare di rispetto a questi capisaldi che ho appena citato. Io mi sento di fare un appello al Walid Mumuni, poiché ritengo che è stato messo in mezzo ad un gioco al massacro oggettivamente vile. Nel momento in cui il ragazzo volesse realmente verificare cosa vuol dire la vera essenza del significato del termine integrazione, fratellanza e accoglienza nel nostro paese e nella nostra regione, di lasciare
al più presto la società CUS Messina Basket e di venire a giocare già dalla prossima stagione nella città di Canicattì. E sono sicuro che nel momento in cui arriverà il giorno che il ragazzo deve lasciare o dovesse lasciare la nostra città, lo farebbe senz'altro in maniera triste e in lacrime, poiché dovrebbe lasciare dei veri e propri amici, quali sono i ragazzi del gruppo d'assalto, che sono sempre stati, da questo punto di vista, esemplari nel rispetto e nel dare amicizia a tutti i giocatori che sono venuti a giocare nel corso degli anni a Canicattì, tra i quali chiaramente anche giocatori di pelle nera, tra i quali ricordiamo il grandissimo Sean McDaniels, con il quale abbiamo ancora un rapporto molto stretto e del quale ci onoriamo di amicizia, e il nostro amico e fratello di Caltanissetta, Marcello Bellanca. Intanto sulla vicenda è intervenuto il presidente del Consiglio Comunale di Canicattì, Mimmo Licata, il quale ha espresso la propria solidarietà alla polisportiva Mario Mura e ai tifosi ingiustamente accusati da illazioni apparse sulla stampa. Il presidente si dice convinto che questi atteggiamenti di insofferenza razziale non sono propri dell'indole dei canicattinesi, che al contrario danno quotidianamente prova di serena convivenza e di integrazione con le altre comunità. Mimmo Licata, infine, si dice certo che presto i fatti verranno chiariti e augura agli atleti della Mario Mura una serena conclusione di un campionato che li ha visti fino ad oggi seriamente impegnati con ottimi risultati.